per l'Atalanta e per lei che ha fatto la storia della grande Atalanta prima di questa, assistere a due finali. Un po' come ho raccontato tutto oggi, diciamo che Atalanta adesso è quasi un piccolo fairy tale, una favola in quel senso lì, che questi ultimi 10 anni a riuscire a alzare, diciamo, tutti gli obiettivi e rimanere adesso come stanno facendo come una forza in Europa è veramente fantastico. Io credo che tutti i bergamaschi, tutti a Bergamo, da quando sono arrivato io 84, nessuno poteva aspettarsi una cosa simile, nessuno ha pensato che Atalanta poteva essere a questi livelli, e questa è una storia come stavo raccontando anche prima. Adesso in Europa è una realtà, io sono sempre in giro per Europa durante la settimana, almeno un 45 settimane all'anno, e adesso tutte le persone che sanno di calcio o in Spagna o in Germania o in Francia o in Inghilterra le sanno adesso cos'è Atalanta, e questa veramente è una cosa assolutamente stupenda, soprattutto per me che viaggio sempre in giro e cercano sempre uno che vuole parlare di Atalanta, che parla inglese, troviamo Glenn, così lui parla. Qual è il segreto? Gasperini, Percassi, qual è il segreto di questa Atalanta? Sì, credo che è giusto, bella domanda, perché è tutta una cosa insieme. Ovviamente Gasperini come allenatore a creare una situazione come questa è stato una cosa, come ho detto, è un'utopia, è quasi così difficile a farlo. Però se non aveva la società con sé, se non aveva giocatore con sé, ovviamente era una cosa che non poteva funzionare. Allora tutti hanno dato veramente quello che serviva per arrivare su questo livello, la società, per Cassi, Gasperini e giocatori. Sembra che De Laurentiis voglia Gasperini, gli piace molto, sarebbe una grave perdita. No, state lì dove stai, Bono.